Io credo sia fondamentale oggi ripartire esattamente dalla capacità di pensare altrimenti, dalla decostruzione dell'ordine simbolico dominante. Qui, solo qui è possibile elaborare una teoria rivoluzionaria, quando cioè essa teoria non sia assimilabile dal vertice della classe dominante. Se la teoria rivoluzionaria è non soltanto compatibile, ma addirittura delineata ad hoc dalla stessa classe dominante, allora non vi è teoria rivoluzionaria, vi è una teoria fintamente rivoluzionaria. Per questo oggi il liberismo dominante è una sorta di aquila a doppia apertura alare, in cui vi è la destra del denaro che fissa le strutture e la sinistra del costume che fissa le superstrutture. Il capitalismo, ebbene sì, oggi è economicamente di destra e culturalmente di sinistra. La destra fissa le strutture, privatizzazione, rimozione dei beni pubblici, competitivismo selvaggio. La sinistra pone le forme del consumo e del costume, il nuovo lifestyle postmoderno delle plebi precarizzate, prive di sovranità nazionale, prive di patria, prive di radicamento, prive di cultura, dove appunto il mito fondativo non è più quello del diritto sociale, del lavoro, della lotta di classe, ma diventa il diritto a migrare, il diritto a muoversi, il diritto a deregolamentarsi, la liberalizzazione integrale dei costumi, cioè l'obiettivo stesso perseguito con successo dal capitalismo dominante, il quale appunto sta realizzando esattamente il suo progetto. Il capitalismo vuole distruggere oggi tutti gli stati sovrani nazionali di modo che domini l'unico mercato globale della forma merce con classismo sempre più radicale. La sinistra, anziché contestare questi processi, ci dice che gli stati sovrani nazionali sono fascisti e debbono essere superati e quindi avalla questi processi. Ancora la destra del denaro ha deciso di dissolvere la famiglia come cellula etica comunitaria della famiglia, Hegel Docet. La sinistra del costume, anziché opporsi a queste pratiche di consumismo e di mercificazione, ci dice che la famiglia è intrinsecamente sessista, omofoba e deve essere superata, di modo che, questo è il punto, restino solo l'atomistica delle solitudini consumiste senza altro nesso che non sia quello del dout des mercatistico. Ancora la destra del denaro vuole imporre come nuovo paradigma quello dell'immigrazione di massa, cioè, ritraducendo il pensiero unico, della deportazione di massa di esseri umani che possono essere sfruttati, che servono per abbassare i costi della forza lavoro, per creare conflitti orizzontali fra gli ultimi, migranti autoctoni. La sinistra del costume, anziché opporsi a questo processo e a rivendicare il diritto dei popoli a non migrare, a vivere nelle loro terre con pieni diritti, fanno l'elogio lacrimevole dell'immigrazione come nuovo stile di vita delocalizzato, in cui gli individui possono muoversi senza confini, di moto browniano, in realtà seguendo poi le norme del capitale, che tutti ci rende migranti. Oggi il nuovo profilo dominante è quello del migrante, esattamente.